Dobbiamo stringerci intorno a queste situazioni perché dobbiamo vigilare. Noi cittadini viviamo dell'aria che respiriamo e quindi quest'aria deve essere respirabile. E mangiamo dei prodotti della terra e beviamo l'acqua che passa sotto le nostre falde acquifere. Tutti quei veleni che vengono messi, sparsi in questo caso sul terreno, contribuiscono gravemente a far sì che quell'acqua che poi beviamo, quei prodotti alimentari che mangiamo, possano essere inquinati e quindi l'inquinamento di questi terreni con queste sostanze, è cancerogeno. Per questo che poi dopo quando guardiamo i dati statistici dell'incremento dei tumori, ci accorgiamo che i tumori aumentano e sempre di più persone amiche o conoscenti le accompagniamo al cimitero e ci domandiamo: ah, ma era giovane, ecco, noi dobbiamo veramente essere padroni della nostra esistenza e quando si verificano queste situazioni denunciarle. Perché quell'acqua e quell'aria che respiriamo ci possono ammalare. Per questo noi abbiamo chiesto come Codacons che al di là dei procedimenti penali, delle denunce, eccetera, eccetera, ci sia però da parte della Regione Lombardia una verifica immediata di quel territorio, di quel terreno e una verifica delle falde e dei terreni come sono stati compromessi da questo avvelenamento. Perché non vogliamo ritrovarci quei veleni che sono stati assorbiti dalle falde acque nelle fontanelle che beviamo noi e i nostri figli.